Bentrovati. Lo scopo di questa lezione, dovrebbe essere la lezione numero 6, è iniziare a fare un pezzo di qualche difficoltà maggiore. Comandi nuovi, qui dentro non ne avremo tanti, non anzi, utilizzeremo gli stessi che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni e andremo a eseguire invece questo tipo di lavorazione che presenta una difficoltà di carattere geometrico. Quindi questo qui è il pezzo, questo è un supporto, lo chiameremo supporto numero 2, visto che il precedente lavoro era già un supporto. Quindi andiamo a vedere com'è la sua situazione. Quindi abbiamo un cilindro forato con un foro lamato passante e sotto qui abbiamo un archetto che però non ha una sagoma di carattere, diciamo, lineare, bensì dopo la vediamo in pianta, è all'interno, è tagliata con un'asola. Quindi noi dobbiamo stabilire un processo di lavorazione. Come vi ho già detto, noi, quindi ribadisco che questo qui è un corso base, per cui non entriamo nel dettaglio di tutte le problematiche di Inventor. Rimaniamo però quindi a questo livello di affrontare questa prima difficoltà. La strategia con la quale noi affronteremo questa è faremo prima questo ponticello, ma lo estruderemo diciamo, linearmente per poi andarci a costruire una maschera di taglio con la quale poi taglieremo questa parte. Gli aggiungeremo poi il cilindro e la foratura e il discorso sarà terminato. Procediamo con Inventor, andiamo a prendere un nuovo standard IPT perché è sempre una singola parte, apriamo il nostro software e andiamo ad avviare uno schizzo 2D. In questo caso andremo a prendere, dopo essere stati cliccando su casetta, andremo a prendere un piano di tipo verticale, cioè nel senso che quando io ritornerò a casa lui ritornerà verticalmente. Quindi lo prendo in questo modo. Ora andiamo a vedere e analizzare il nostro disegno. Di questo disegno consiglio di fare un fermo immagine, fare uno screenshot e tenerlo a disposizione perché io lo consulto nel frattempo, ma voi potreste avere bisogno del cartaceo anche per poi magari riprovare a rifarlo senza le mie istruzioni. È necessario, vi ripeto, eseguirlo attraverso le mie istruzioni, un po' a pappagallo. Poi però conviene diciamo, cominciare ad attuare delle proprie strategie, perché ci sono tanti modi per realizzare questo pezzo, la mia è una delle modalità, quindi voi potreste crearne eventualmente altre. Allora, qui noi abbiamo una piastra, abbiamo un rettangolo, qui 20 per 28 più 92 sono 100. Dunque sono 120, 128, lungo 128. E poi abbiamo un arco fatto con raggio 68, raggio 56. Va bene, cominciamo a mettere giù che cosa? Una vaga sagoma somigliante. Allora, giusto per avere il raggio, che in questo caso noi abbiamo la necessità di mettere il diametro, per cui dobbiamo mettere il doppio. Guardate, io per non fare i conti faccio 68 per 2 e io lì dentro posso mettere una formula, quindi nella casella del testo della misura in realtà è una funzione e posso mettere anche delle formule, anche complesse. Benissimo, questo qui era il raggio 68, poi l'altro era 56, quindi 56 vado a farmi il cerchio da 56, chiaramente sul diametro è per 2, 56 asterisco 2. Ok, dopodiché io ho un rettangolo qui che taglia il tutto. Benissimo, a questo punto vado a tagliare tutte le parti che non mi interessano più. Questa, 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 questa qui, questa, questa, questa,
è questa. Noi abbiamo abbozzato la nostra sagoma, dove teniamo buono questo centro e teniamo buoni praticamente i diametri, perché ormai questo qui è stato espresso in diametro. Attenzione, questo adesso però può viaggiare. Questo, pur essendo nato dallo stesso rettangolo, ha mantenuto un concetto di verticale e di perpendicolare orizzontale, ma non è più allineato. Come faccio ad allineare questo segmento con questo? Perché questo è quello che voglio fare. E vado a vedere nei vincoli. Nei vincoli intuitivamente vedo che questo vincolo di collinearità lo si può utilizzare anche in questo modo, cioè questa linea è collineare con quest'altra. Posso dire che anche questa è collineare con questa. L'effetto sarà che se io scendo di qui, adesso scendono entrambi e così via. Benissimo. Il nostro sistema è centrato a parte queste parti di qua. Ora, io posso andarle a quotare in questo modo. Ho delle misure ben precise. Innanzitutto ho un altro vincolo che posso dare di uguaglianza. Perché indubbiamente, questo è il simbolo di uguaglianza, posso dire che questo qui è uguale a questo. Il che è inutile che io vada a dire che questo è uguale a questo, perché mi verrà fuori un avviso che mi dice: attenzione, l'aggiunta di questo vincolo impervincolerà lo schizzolo. Lo schizzolo deve essere vincolato con il minimo indispensabile. Ok, adesso vedete l'effetto dei vincoli, quello di avere centrato il discorso. Benissimo, adesso andiamo a vedere le misure. Io ho un 20 di altezza, poi un 28, un 92 e un 28. Attenzione, qui è quotato un po' non molto bene, ma noi adeguiamoci, ci capiteranno sempre dei disegni non fatti da noi, magari a cui ci si dovrà adeguare. Quindi abbiamo un 20. Abbiamo detto che abbiamo un 28, e se io adesso lo dovessi quotare di qui, mi darebbe, se avete capito bene, che cosa? Il messaggio che non è necessaria quella quota, perché è evidente che se sono uguali, gliel'abbiamo dato come vincolo, ribadiremmo un concetto che nell'ambito della geometria è sempre un errore. Quindi abbiamo il 28, adesso abbiamo questa misura che va da questo puntino a questo puntino. La lunghezza lineare di quest'arco qui è di 92. Mettendo questa, tutto quanto è andato completamente vincolato. Attenzione, di quanto andiamo ad estrudere questa? Andiamo ad estruderlo della misura massima, che è di 66. Scusate, è di 66. Ok, quindi andiamo a concludere lo schizzo, perché se no non potremmo estrudere. Attenzione, andiamo a fare una estrusione di quest'area, metà e metà, abbiamo detto di 66. Ok, come vi ho accennato prima, noi adesso andremo a crearci un ferro per tagliare, come una trancia per tagliare i contorni. Togliere i contorni che non ci servono. Utilizzeremo sempre il comando estrusione, utilizzando questo schizzo che andiamo a fare ora. Andiamo a fare uno schizzo 2D, lo andiamo a fare su un piano chiaramente orizzontale. Quindi apro le origini, vado a scegliermi il piano orizzontale, F7, così mi toglie tutto quello che c'è davanti, praticamente tutto, e vado ora a fare questa sagoma. Questa sagoma ha queste misure. Cioè praticamente è una specie di ellisse, di ellissoide, fatto da due raggi da 16, un raggio da 66, posizionati a 116 di distanza. Ok, vediamo, noi interessa solo questa parte qui. Quindi abbiamo detto due cerchi da 16 e un cerchio da 66 di diametro. Torniamo, e quindi vado a farmi un cerchio da 66
Poi vado a farmi un cerchio, volutamente lo faccio fuori, anche questo qui volutamente lo faccio fuori, perché non mi prenderebbe l'allineamento, quindi è meglio disegnarlo estremamente fuori in modo che non mi induca in errore nel pensare che lo sia. Quindi orizzontalmente, questo punto passa per una linea orizzontale che interceda questo punto, eccoli allineati. Stessa cosa per questo. Pam, pam. A questo punto posso anche quotarli di già, e la quotatura è di 16 di raggio, quindi è di 32, quindi di 32. Posso dire che questo è uguale a questo, che questo è uguale a questo, vince quello che ha già la quota. A questo punto questi si possono muovere, e in questo momento non ci interessa nulla perché andremo a fare ora una linea. La stacco volutamente, un altro segmento, ora ne faccio uno qui e poi ne faccio uno qui. Cosa sto facendo? Boh, chi lo sa, però lo sto facendo bene, almeno quasi sì. Allora, vado a fare ora un comando di tangenza tra queste due entità, quindi tra questo segmento e questo cerchio, tra questo segmento e questo cerchio, tra questo e questo qui, e ora tra questo e questo, tra questo e questo, tra questo e questo qui, tra questo e questo qui. Perfetto. A questo punto vado a tagliare tutto quello che non mi serve e io già mi avvicino all'idea della mia. Attenzione qui, mi avvicino all'idea di quello che volevo fare, quindi una maschera di taglio. Questa parte non serve più, questa parte non serve più e attenzione cosa è successo. Prima di muovere il tutto, vi dico che questo raggio, questa misura si è persa nel taglio, quindi la devo ridare. Quindi vado a ridare questa misura era 66, il raggio è 33, ok? Anche questa, quindi vado a dire che sono uguali, dico che questa è uguale a questa. Benissimo. Queste non so se si sono perse, questa è uguale a questa? Lo era, perfetto. Però adesso gli diciamo che questa è uguale a questa e mi dice che lo è, questa è uguale a questa, mi dice che lo è. Allora mi manca solo una misura, mi manca la distanza da qui a qui. La distanza da qui a qui, scusate, è di 116. Quindi vado a mettere la distanza tra i due centri è di 116. Ok, io concludo lo schizzo. In questo modo, ora io andrò a intersecare questa estrusione con quella successiva. Ora, sperando che tutto vada bene, entriamo nell'ambito di estrusione. Attenzione, guardate le possibilità che io ho. Questo l'abbiamo già utilizzato ed è questo genere di estrusione, la vedete quest'altra è invece una sottrazione e questa è un'intersezione. Cioè, adesso io ho fatto un po' di casino, scusatemi, ho fatto un po' di casino, ritorno a rifare il tutto perché vi stavo spiegando e quindi mi sono perso nella. Allora, in questa modalità, distanza, innanzitutto senza una distanza, ma tutte le superfici, tutto quello che incontra, io vado a creare una intersezione. Non me l'ha fatta, andiamo a rifarla. Sono anch'io un po' arrugginito. Distanza tutte, ok,
in questa modalità non me la fa, perché non me la fa, lo sapevo io, non me la fa, annulla, annulla il tutto, io faccio un altro lavoro, rientro nello schizzo, F7, F7, mi creo una maschera vera e propria. Allora, mi creo una maschera vera e propria. Esco, non la cuoto, mi presento e chiedo di creare un'estrusione di questo lato, distanza tutte e in intersezione. No, in taglia, lui questa superficie va sull'altra, la ritaglia e mi porta questo piano. Ok, vorrei ribadirla perché magari non vi ho confuso un po' le idee nel fare vari tentativi. Allora, ribadisco il concetto, torniamo indietro. Quindi noi abbiamo creato questa, poi creiamo un rettangolo molto più grande del lavoro anche precedente, quindi di questo ora noi faremo, concludiamo lo schizzo, andremo a fare una estrusione di quest'area, non di questa, di quest'area, distanza tutte le superfici che incontra in questo verso, in questa modalità di taglia e in questo verso. Questo funzionerà come un ferro da trancia e otterremo quanto segue. Ok, a questo punto andiamo a guardarci il nostro pezzo. Ok, praticamente quasi terminato, perché ora andremo a fare questo lavoro, e cioè quale? Guardiamo un pochino. Quindi noi dobbiamo creare un cilindro. Questo cilindro, che poi foreremo, si interseca qui dentro. L'unica possibilità che abbiamo per farlo bene questo lavoro è crearci un piano a 78 da qua sopra, oppure a 78 meno 20 diventerebbe a 58 da qua sopra. Come si fa? L'abbiamo visto nell'esercizio precedente. Io vado a crearmi un piano. Non posso fare lo schizzo se non ho il piano. Per cui, piano. Vado a prendere un piano di riferimento, io voglio farlo rispetto o uno di questi o rispetto a questo altro piano qua sotto, ma rispetto a questo piano qui devo farmi dei conti. Invece, facendolo rispetto a questo piano, io ho detto che lo posso fare a 58, 58, a 58. Ok, io mi sono creato un piano a 58. Piano lo vedete piccolino, in realtà il piano lui viaggia nello spazio, è tutto, è un grande piano, è il piano che passa qui. Attenzione, lui spostalo come vuoi, ma lui rimane sempre all'altezza di 58. Ok, questa cosa deve essere chiara, un piano non ha una definizione, va all'infinito per tutti i punti, rimanendo però chiaramente tutti i punti su questo piano. Allora, adesso cosa andremo a fare? Andremo a fare uno schizzo 2D proprio su quel piano lì. Vedete che ereditiamo sempre il punto in proiezione, creiamo un cerchio, quando è verde vuol dire che si aggancia, ok? Questo deve essere 66. Effettivamente abbiamo fatto bene, perché qui avremmo visto che ci sarebbe stato un errore. Concludiamo lo schizzo e andiamo in estrusione. In estrusione, non da quella parte, dalla parte opposta, non con una distanza, bensì fino a seguente, fino a quando incontra qualcosa, lui si ferma e lo fa. Eccolo qua. Questo piano ora ci dà fastidio, togliamo la visibilità, continua ad esistere, ma a noi non disturba più. Questo
Cos'altro dobbiamo fare? Dobbiamo fare un foro lamato. Questa misura non c'è, ve la dico io, è di 5, e allora noi faremo, ingrandiamo un attimino questo foro. Allora, il foro interno di 52, e faremo di diametro 52, poi faremo 42, quello che non è quotato, quello più piccolo, e qui sopra scenderemo con una lamatura di 5. Quindi andiamo a fare questo lavoro. Allora, chiediamo di fare un foro non lineare, ma concentrico. Su questo piano concentrico a questo cerchio. Potevo prendere anche il cilindro, me lo avrebbe centrato comunque. Il diametro abbiamo detto che è di 52. Anzi, scusate un attimo, noi non possiamo fare questo foro qui, dobbiamo prendere questo lamato, ok, e mettere le quote qui. Dire che il foro più grande è di 52. Ok, chiudiamo questo qui perché avevamo messo una linea sbagliata. Ripeto, foro, ok, è rimasta l'impostazione di prima, non lineare ma concentrico. Dove? Qua sopra. Concentrico a cosa? A questa linea. 52 è la lamatura. Poi abbiamo detto che è 5 la profondità di lamatura, e abbiamo detto che il foro interno lo facciamo di 42. La terminazione è tutte le facce, tutto quello che incontra lui fora. Applichiamo. Andiamo a vedere con il nostro comando di orbita, orbitiamo intorno e ci sembra a posto. Stesso discorso per fare l'altro foro, e poi è terminato il tutto. Noi dobbiamo fare due fori da 10 a 116. Questo 116, attenzione, quindi è concentrico a questo raggio esterno, quindi non dobbiamo neanche dare 116. Faremo un cerco. Un foro concentrico a questa curva, a questo raggio. Quindi entriamo e diciamo di eseguire un foro. Allora, di che tipologia? Quella normale. E andiamo a mettere la sua misura, che è di 10. Poi andiamo a dire che è di tipo concentrico innanzitutto, dove su questo piano concentrico a questo. Lui si è centrato. E gli diciamo null'altro, perché a distanza è tutte le facce, quindi ok, fatto. Per farlo dalla parte opposta è così veloce che si potrebbe rifare, ma conosciamo il comando speculare che ci chiede di selezionare che cosa, poi ci chiede di selezionare il piano di riflessione, che è naturalmente questo. Vediamo l'anteprima, l'accettiamo, e il nostro lavoro è così terminato. Quindi vi invito a iscrivervi a questo corso, quindi iscrivervi al mio canale in sostanza, e continuare a seguire. Ripeto, per chi iniziasse solo ora a seguirmi, sappia che ci sono altre precedenti lezioni. E le precedenti lezioni, andiamo a prendere anche un materiale, andiamo a prendere un bel acciaio inossidabile, un bel acciaio inossidabile, e vediamo la nostra. Quindi vi dico che ci sono quelle altre lezioni da seguire, che sono di livello naturalmente inferiore. Se questa l'avete già fatta, seguite le successive che seguiranno. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.